Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con voi, con tutti i telespettatori, per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, proveremo a fare un quadro di quella che è la situazione italiana e soprattutto veronese rispetto a questo tema. Sono numeri inquietanti, incredibili quelli che vengono forniti dall'Istat sulle richieste di aiuto da parte di donne vittime di abusi e violenze. Secondo i dati, in particolare durante il lockdown, c'è stato un incremento delle richieste del 73% rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre più del 45% delle vittime ha paura per la propria incolumità o di morire e oltre il 72% di loro non denuncia il reato subito. Per parlare di questa situazione siamo in collegamento telefonico con Sara Gini, referente legale del Telefono Rosa di Verona. Buongiorno Sara. Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, dunque, abbiamo fornito dei dati nazionali su questo fenomeno terribile. Per quanto riguarda Verona, qual è la situazione? La situazione di Verona fotografa purtroppo la situazione nazionale, tant'è che anche noi abbiamo ricevuto ad oggi un numero di chiamate superiore rispetto a quello, diciamo, dell'anno scorso e di in genere anni in cui non ci sia stata questa pandemia. E ad oggi abbiamo ricevuto 300 richieste di aiuto in generale e 130 nuove donne hanno telefonato al telefono rosa e abbiamo un numero di circa 50 donne in più rispetto all'anno precedente. Certo, ecco, perché più si va avanti però e passano gli anni, ma la situazione fatica a cambiare, sono ancora tante le donne che non vengono tutelate e che restano in balia dei propri carnefici alla fine. Sì, purtroppo è proprio così e per chi si occupa di questa problematica è veramente una situazione sconcertante e anche incomprensibile, perché da un lato abbiamo questi numeri che parlano chiaro sulla frequenza del fenomeno allarmante, non solo in Italia naturalmente, in generale, e dall'altro però succede che quando concretamente le donne escono allo scoperto e chiedono aiuto si trovano a scontrarsi ancora adesso con tantissimi pregiudizi che praticamente impediscono loro di avere un accesso il più facile possibile a una situazione che le porta fuori dal maltrattamento. Questo si rispecchia nei vari ambiti, insomma, in cui la donna si trova a lottare per la propria libertà dopo essere uscita da violenza, ed è dal momento in cui si decide di sporgere denuncia, ed ecco qui che i numeri delle denunce in realtà sono inferiori rispetto al numero appunto di richieste di aiuto, perché la donna è scoraggiata poi dalla effettiva efficacia, no, della sua richiesta di denuncia, ma anche in sede di separazione. Laddove appunto viene illustrata la situazione di maltrattamento, non è poi facile ricevere giustizia vera, ecco, da parte di queste donne. Viene sempre un po' messo in dubbio, no, che sia vera la situazione di maltrattamento che hanno vissuto. Certo. Ecco, in queste ultime settimane, tra l'altro, si è parlato molto anche del cosiddetto revenge porn, soprattutto con il caso della maestra di Torino che è balzato all'onore della cronaca perché la vittima è stata poi licenziata e ha perso il lavoro, quindi. Quanto è grave questo fenomeno e perché si tende a colpevolizzare la donna nonostante il revenge porn sia effettivamente riconosciuto come reato? Certo. È un problema culturale, no, nel quale siamo immersi. Dove appunto la donna viene vista come un soggetto non alla pari rispetto all'uomo, perché mentre l'uomo colto in una situazione appunto come quella dell'insegnante potrebbe essere visto come un uomo, no, che vuol dire virile, no? Ecco, per la donna invece non è ammesso che possa avere anche una vita sessuale, no, alla pari dell'uomo. Ecco, quindi è proprio un problema culturale che relega le donne a una posizione di subalternità dove non hanno la piena possibilità di esercitare i propri diritti, e un reato grave come questo in realtà viene utilizzato per colpevolizzare
questa donna che addirittura è stata licenziata. Ecco, quindi credo che sia proprio gravissimo. E qui, come possiamo vedere, c'è appunto un problema culturale che coinvolge in tutti gli ambiti, dalla società ma anche la scuola che l'ha licenziata, perché anche in quel caso possiamo dire che si tratta di persone che non hanno, diciamo, letto questa situazione nel modo corretto, è come, cioè, una donna vittima di un reato. Sì, chiaro. Ecco, cosa serve per contrastare queste violenze? Insomma, limitarle quantomeno, perché sappiamo che non è facile, che richiede tempo per cambiare, diciamo così, la forma mentis delle persone. Ma come si può arrivare a questo obiettivo in breve tempo, speriamo? Allora, in realtà noi abbiamo a disposizione sia la legislazione di intervento nei casi di emergenza, come ad esempio quando c'è una situazione di reato, quindi di maltrattamento, e in questo caso abbiamo la possibilità di intervenire e anche di mettere al sicuro la donna, ma naturalmente, trattandosi di un problema culturale, devono essere previsti degli interventi a livello preventivo, quindi da fare nelle scuole, in tutti gli ordini e gradi, perché in realtà bisognerebbe partire già dalla scuola dell'infanzia ad insegnare il rispetto, no? Perché si tratta proprio di rispetto dell'altro e dell'altra, e quindi esistono già da tanto tempo dei bellissimi progetti che si possono fare in tutte le scuole proprio per educare al rispetto sentimentale, e quindi questo è chiaro, è un'azione che richiede molto tempo. Certamente però, finché non sarà previsto nel programma curricolare delle scuole in modo stabile un intervento di questo tipo, le cose non cambieranno mai, perché ahimè ci limitiamo a fare degli interventi nelle scuole, che peraltro ci sono anche sul nostro territorio ormai da anni, ma solamente in occasioni particolari, no? Il 25 novembre, l'8 marzo dovrebbe essere inserito nel programma scolastico. Un'altra necessità sarebbe la formazione di tutti gli operatori che intervengono nei casi di violenza di genere, una formazione che sia condivisa e che vada a sostenere la donna e a, come dire, condannare la violenza, perché ancora oggi si percepisce e si percepiscono i reati di maltrattamento e violenza contro le donne come se fossero reati meno gravi rispetto ad esempio a una rapina, no? E sì. Quindi questo è incomprensibile, non si capisce, è un problema culturale. Quindi per scalzare il problema culturale servono forze, risorse, ma abbiamo persone competenti sul nostro territorio che si possono occupare di questo. Deve proprio essere a livello centrale, entrare proprio nei programmi scolastici, nei programmi di formazione di tutti, dalle forze dell'ordine, alla magistratura, ai servizi sociali e a tutti quegli operatori che intervengono appunto sui casi di violenza di genere, in modo da contribuire a cambiare la mentalità corrente. Chiaro, chiarissimo. Ecco, noi ricordiamo che per chiamare il telefono rosa di Verona il numero è lo 045 801 5831. E allora noi ringraziamo, allora, e salutiamo Sara Gini, referente legale del telefono rosa di Verona. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Benissimo, allora noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alle 8:15, quindi tra poco, per una nuova intervista sul nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.